Ciao ragazzi, quest'oggi parlo di un film che mi interessava abbastanza perché univa un po' due delle mie passioni, ovvero il cinema e la cucina. Sto parlando del sapore del successo, o perlomeno, se vogliamo dirla bene, il sapore del successo. Il film è diretto da John Wells, che ha già diretto I segreti di Osage County, che ha avuto diverse nomination agli Oscar per Meryl Streep, Julia Roberts, per esempio. E nel cast troviamo veramente attori di un certo livello. Abbiamo Bradley Cooper, Sienna Miller, li abbiamo visti tutti e due insieme in American Sniper. Poi abbiamo Uma Thurman, abbiamo anche Riccardo Scamarcio e Alicia Vikander, che abbiamo visto in Ex Machina. Ma veramente un cast veramente corposo. Ma il sapore del successo vede protagonista uno chef di nome Adam Jones, uno chef che era molto popolare e che diciamo che ha perso il suo smalto perché ha rovinato un po' tutto anche a causa dei suoi eccessi e ora vuole cercare di ritornare in pista. Cercando di guadagnarsi la terza stella Michelin, che è il massimo per gli chef. Adam Jones ha una caratteristica, ovvero vuole cercare sempre di trovare nuovi gusti. Infatti, lui è divenuto famoso a Parigi, qua invece lo ritroviamo a Londra, e in questo posto cercherà di sperimentare e assaggiare più gusti possibili per vedere poi cosa realizzare nella sua nuova esperienza da chef. In questa nuova esperienza entrerà in contatto anche con altri personaggi, vecchie conoscenze nuove. Ecco, questa è un po' la trama di questo film. E devo dire che è un film che mi è piaciuto, è un film sulla cucina fatto bene. Molte inquadrature fanno vedere comunque le mani in azione, in cucina, i rumori anche della cucina, i colori della cucina, i vari tipi di ingredienti che vengono usati. E devo dire che Bradley Cooper in questa veste mi è piaciuto anche molto perché diciamo che non è uno chef abbastanza semplice da interpretare perché diciamo che è molto anche, come dire, è un perfezionista, quindi pretende il meglio. E in cucina lo vediamo inizialmente, naturalmente, un po' incazzato, possiamo dire, perché inizialmente non viene seguito. Poi il film è anche accompagnato da un sonoro gradevolissimo, devo dire. E poi che altro dire, ragazzi? Non c'è chissà che da dire su questo film, non è un film molto ambizioso, è un film che io comunque volevo andare a vedere perché, vi ripeto, unisce un po' due delle mie passioni che sono il cinema e la cucina, quindi lo volevo andare a vedere anche perché Bradley Cooper ultimamente mi è piaciuto tantissimo nelle sue interpretazioni. E poi ritrovavamo la coppia di America Sniper insieme a Sienna Miller, quindi volevo comunque andarla a vedere. Devo dire che mi è piaciuto, certo, secondo me è come se mancasse qualcosa a questo film, però comunque è un film gradevole e se vi piacciono questo genere di film improntati sulla cucina, dategli una possibilità, anche perché Bradley Cooper in questa veste ci sta. Il mio voto a Il sapore del successo è un 7. Ditemi la vostra nei commenti e niente, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, seguitemi sempre, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e alla prossima. Ciao a tutti!